proprio per la logica di essere anche autosufficienti, è chiaro che oggi puoi anche non estrarlo, ma bisogna essere, secondo la logica industriale, in grado di estrarlo al bisogno. Lì la ricerca è già stata fatta, lì oggi sarebbero in grado di produrre nel giro di pochi mesi nucleare. Come sappiamo, non è che si estrae dei piccoli pezzi di roccia, si smantellano parti di montagne per estrarre da loro, dentro di loro, delle piccole particelle di uranio. Questo processo naturalmente comporta quindi un gran movimento di materiale, emissioni in aria di radon, quindi di gas radioattivo, depositi di materiali non inerti, materiali che emettono nei decine o centinaia di anni successivi gas, e quindi rischi per le popolazioni oltre che per l'ambiente. Ecco, come pensa questo materiale censito, mi permetto, ho fatto un breve calcolo, sono andato a cercarmi i dati che allora AGIP Nucleare aveva messo a disposizione degli enti locali negli anni 84, 85, 86, la quantità di uranio lì estratta al prezzo di mercato di oggi avrebbe un valore complessivo di circa 1 miliardo di euro. Capite il perché una delle concessionarie minerarie al mondo, un'australiana, un paio d'anni fa chiese la concessione di ricerca mineraria alla regione Lombardia. Ecco, non sono banalità, purtroppo sul nostro territorio queste attenzioni ci sono, non c'è bisogno di fare ricerca perché la ricerca è già stata fatta e queste società hanno a disposizione questi dati, questi elementi che gli permettono in ogni momento di poter dire se ci fosse necessità domani mattina potremmo anche estrarre il nucleare.